9? 9. 9? 9. Devo stare anche senza felpa, quindi datemi un attimo la felpa. Perché vuole prenderti tutti i muscoli? No, tu rimani così. No. Un bel fisico. Sì. Sì, ma un segreto, tu quanti anni hai per curiosità? Allora, io ne ho 24. Beh, anche la tua età è perché sei molto fissicato. Okay. Pitato adesso che sono single, solo... Per essere shred tirato e avere questi addominali, direi di cominciare, ragazzi, a vedere questa fantastica dieta di definizione. Per fare la nostra colazione, il nostro super primo pasto della giornata, ci servirà fiocchi d'avena, latte 1% di grassi e ovviamente le whey gusto cioccolato che trovate link in descrizione. Direi di cominciare al meglio questa giornata, ragazzi, carichi, quindi ci servono carboidrati e proteine. Metà bicchiere fiocchi d'avena, metà bicchiere d'acqua, quindi proprio facilissimo, quasi metà bicchiere di latte zero grassi, quindi ragazzi proprio facile facile, mettiamo 2 minuti in microonde al massimo e sarà pronto. I nostri fiocchi d'avena sono finalmente pronti, cioè finalmente, ci abbiamo messo solo 2 minuti e manca l'ultimo ingrediente per completare al meglio questo primo pasto della giornata, questa colazione, cioè 30 grammi di proteine. L'avena, cioè nel senso, non ha moltissimo sapore, lo sapete bene, però il cioccolato non è niente male. E vi devo dire la verità che ormai sono praticamente con questa esattamente 4 settimane, quindi un mese di definizione. Sono passato da 91 kg che ero prima a pesarne adesso 85, quindi ho perso praticamente 6 kg, cioè sono tanti. L'addome si vede di più, il livello di definizione è buono. Bene ragazzi, direi di finire anche l'ultimo cucchiaio e il nostro primo pasto della giornata è andato. Subito dopo il primo pasto della giornata prendo 2 di omega 3, le mettiamo qua, una di queste di multivitaminico e uno scoop, ragazzi, quindi 15 grammi di collagene più vitamina C. Riempite un po' più di metà shaker e shakeriamo. Omega 3, multivitaminico. Ovviamente, ragazzi, per quanto riguarda tutta la mia super integrazione in definizione, vi lascio qua sotto link in descrizione. Collagene, vitamina C, multivitaminico e omega 3. Abbiamo un sacco di energie da sfruttare al meglio e direi di andare a spingere in palestra. Bene ragazzi, ben arrivati in palestra, direi che è il momento di fare un po' di riscaldamento. Facciamo affluire un bel po' di sangue ai gruppi muscolari interessati, in questo caso petto e bicipiti. Allora, utilizzerò la chest press, quindi posizionatevi bene. 1, 2, 3, 4, allora peso medio, 5, 6, 7, 8, ok, 9 e 10, ok, allora un bel po' di sangue affluito, direi di cominciare il nostro workout. Direi di cominciare dal primo esercizio, sarà un esercizio di petto, in questo caso panca inclinata a 30, peso bello tosto, il numero di ripetizioni deve essere tra le 6 e le 8, lavoriamo sulla definizione e non sull'ipertrofia, quindi cominciamo. Allora, ok, posizionatevi bene. 1, 2, 3, 4, ancora 2, 5 e 6. Ok, buono. Ci teniamo 1 minuto e mezzo di recupero e in totale, come detto, un 4x6/8 ripetizioni. Direi di passare al secondo esercizio. Facciamo riposare un po' il petto e cominciamo con i bicipiti. Bilanciere dritto. Carichiamo per bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, ancora 2, 7,
e 8. Un po' ci sta perché il peso è comunque elevato. Il numero di ripetizioni è sempre tra le 6 e le 8. Un minuto e mezzo recupero, in totale sono 4 serie. Quindi facciamo il secondo esercizio di petto. In questo caso chest press a 45, lavoriamo petto alto. Peso elevato, lo facciamo dalle 6 alle 8 ripetizioni. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, allora, un minuto e mezzo recupero e in totale è un 4x6/8. A questo punto direi di fare il nostro secondo esercizio per i bicipiti. Facciamo curl, presa a martello, doppio, 10 colpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo, e 10. Ok, un minuto e mezzo recupero e in totale un 3x10. Direi di fare l'ultimo esercizio di chest, quindi il terzo, in questo caso butterfly machine, un 4x8. Quindi carichiamo per bene, io in questo caso metterò 60 kg e facciamo le nostre 6x8 reps. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultima, 8. Ok, allora, 2 minuti di recupero e rimanete un secondo in più sul picco. Chest and biceps, ragazzi, distrutti per oggi. Direi di tornare a casa a mangiare il nostro post workout. Per fare invece il nostro super post workout ci servirà cioccolato fondente 90%, un kiwi piccolino, una banana piccola, le nostre fonti di proteine, l'albume bianco d'uovo, sciroppo 0 calorie gusto vaniglia, sciroppo 0 calorie gusto sciroppo d'acero, farina d'avena di altissima qualità, questa qua davvero ottima, burro di noccioline proteico gusto cioccolato, mandorle intere della Bulk qua sotto, link in descrizione. Direi di cominciare a fare il nostro super pancake proteico. Prendete un bicchiere da 250 ml, lo riempiamo completamente. Due scoop abbondanti fanno praticamente 80 grammi d'avena. A questo punto riaggiungiamo il nostro super albume proteico, un pizzico di sale rosa himalayano e un pizzico di cannella. Perfetto! E per rimanere fit al massimo, prendiamo un po' di carta e lo puliamo spargendolo ancora meglio. E tutto l'olio in eccesso è finito qua. Facciamo un unico pancake gigante. Una manciata di mandorle intere, vedete, alla fine verranno tipo una decina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. È il momento di aggiungere la nostra super banana piccolina. Distribuitela bene, ragazzi, che è importantissimo, in questo modo il pancake si cuocerà meglio. Un bel coperchio, 5 minuti e sarà tutto pronto. Come vedete qua è pronto, bello caldo, vedete lo spessore. Oggi sono in ricarica, diciamo, perché veramente ho pochissime energie durante la giornata in questa fase di definizione e questi grassi saranno la mia salvezza. Vedete come si spalma bene. Una volta lavati aggiungiamo i nostri super mirtilli e una metà è pronta. Cioccolato fondente 90% o anche 95 o 99, va bene ragazzi. Questi due quadratini, quindi ne mettiamo praticamente uno e due. Sull'altra metà aggiungo anche il nostro kiwi piccolino e si abbina perfettamente bene con questo pancake. Un super tè, per questo qua 2 minuti, e aggiungo il tocco finale al nostro pancake, quindi sciroppo, 0 calorie, emana un odore buonissimo, non vedo l'ora di assaggiarlo e... cioè, sto morendo di fame, come post workout non posso chiedere di meglio.
Guardate qua. Non delude. Kiwi più cioccolato fondente, anche questo gusto molto particolare, ma mi piace tantissimo. Mediamente sto intorno alle 2005-2004 calorie durante tutta la mia giornata. E cioè, per me è un deficit calorico veramente molto elevato. Io ho abituato alle 3200, anche di più. Diciamo che ne risento parecchio, però questi pasti qua sono una soddisfazione. Post workout di qualità finito. Siamo giunti finalmente al nostro terzo pasto della giornata e ci servirà asparagi, una patata dolce e dell'ottimo petto di pollo. 100 grammi di asparagi. Vedete quanto sono freschi, croccanti, verdi. La parte più buona e più saporita, ve l'assicuro, sono le teste degli asparagi. Queste qua, che le lasciamo intere. Bene, un po' d'acqua anche sugli asparagi, un pizzico di sale sia sul petto di pollo che sugli asparagi. Queste spezie qua della Bulk le trovate qua sotto, link in descrizione, sono davvero ottime. Zero calorie, ragazzi. Quindi andiamo a mettere anche queste sul pollo e sugli asparagi. Intanto prendiamo la nostra patata dolce, la laviamo. In questo modo, una volta che la mettiamo dentro il microonde, si potrà cuocere meglio. La avvolgiamo, ragazzi, nella nostra super carta forno. Potenza massima, 4 minuti per lato. La aesthetics anche di questo piatto: abbiamo praticamente petto di pollo, patata dolce e asparagi. Ottime fonti di proteine, carboidrati e micronutrienti. Anche l'acqua è importantissima in una dieta di definizione. Le cose verdi, come i broccoletti, gli asparagi, li aggredisco sempre per primi. Niente da dire, sono davvero ottimi. Patata dolce, cioè questa ragazzi è una bontà unica. Una combinazione davvero ottima, pulita e per il tiraggio è fantastica. Perfetto ragazzi, per fare il nostro quarto pasto della giornata ci servirà riso basmati e fettine di vitello. Quindi 200 grammi di carne rossa. E per quanto riguarda i nostri carboidrati, esattamente 75 grammi, massimo 80. Carne rossa sulla padella. Quarto pasto della giornata, guardatelo qua ragazzi, esattamente come piace a me. Metà piatto protein, metà piatto carboidrati o grassi. In questo caso carboidrati e anche di altissima qualità. Diamoci dentro con la nostra carne di vitello e riso basmati. Davvero ottima. Sarà che ho sempre fame, ma vi giuro che c'è, nel senso, riso basmati solo con un pizzico di sale e la nostra carne rossa con un pizzico di sale, cioè, davvero buoni. Diciamo ragazzi che finire la giornata con uno yogurt greco zero grassi credo che sia il miglior modo di finire questa giornata, perché contiene delle ottime proteine a lento rilascio. Di solito io me ne mangio 250 grammi, questa confezione qua è da 500 grammi, diciamo che me ne mangio la metà prima di andare a dormire. Bene ragazzi, il video per oggi finisce qua. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale, lasciatemi qua sotto nei commenti tutte le vostre domande, tutte le vostre curiosità, seguitemi su Instagram, Danny Scalà, e noi ci vediamo per forza al prossimo video. Grandissimi. It's about to go boom, boom, boom.